Sono arrivati a bordo di un'imbarcazione a vela di 13 metri, battente bandiera francese, 16 immigrati turchi di etnia curda, nella baia di Porto Selvaggio, sulla costa settentrionale di Nardò. L'imbarcazione è stata intercettata dalla capitaneria di Porto di Gallipoli, i cui militari hanno scoperto i clandestini stipati in coperta e sotto bordo. I militari della Guardia Costiera con gli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli hanno condotto gli immigrati tutti in buono stato di salute, ad eccezione di un tossicodipendente in crisi di astinenza, in capitaneria, dove sono stati identificati. Hanno detto di essere partiti 4-5 giorni fa dal porto turco di Antalya. L'imbarcazione del valore commerciale di oltre 130.000 euro è stata sequestrata ed è ormeggiata nel porto di Gallipoli. Sicuro portano clandestini e potrebbero portare qualche altra cosa, ovviamente ben nascosta. Questi chiavi sono. Chiavi di qualche armadietto, forse di qualche altra cosa. Poi andrà presa domani alla luce del giorno, ma anche già da stanotte. Iniziamo proprio a smontarla. Latte di benzina? Latte di benzina? Ognuno se ne legga uno. Dai che si sembra fallito, no?